questo maestoso affresco, eccetera, eccetera, che poi non è né una definizione mia, né una definizione sua, ma è una definizione che ha dato il GR1 presentando questo libro, parlando di un affresco maestoso, tanto che alcuni lo hanno paragonato al Gattopardo, tanto per dire. Ora, il problema è semplice. Io, che dopo tanti anni, in cui ho scritto di storie di questa nostra Calabria, non solo della Calabria, no, avevo in mente alcune idee, alcune cose e volevo raccontarle, ma non sapevo raccontarle. Potevo scegliere la via della storia, sì, potevo scegliere, perché questo è un romanzo che è ancorato alla storia dell'Ottocento e del passaggio tra l'Ottocento e il Novecento in Calabria. Sì, potevo scrivere anche qualcosa di antropologico se ne fossi stato capace. Sì, potevo farlo, perché qui c'è molta antropologia. Maria Giovanna parlava di questa storia delle magare, del magismo calabrese, più de Martignano che di García Márquez, che non c'entra proprio un tubo, no? Tanto per essere chiaro. E allora ho preferito scegliere una via terza, la via del romanzo. Perché? Perché il romanzo ti permette di volare, ti permette di riempire i vuoti della storia, gli stacchi proprio della storia, con anche delle deduzioni, se non proprio con delle invenzioni come io ho fatto. Quindi questo è un romanzo di invenzione, nonostante abbia i collegamenti storici. Detto questo, consentitemi di dire una cosa che non c'entra niente con il libro, però è importante per capire. Questo è un libro che può essere rappresentativo del mio paese di origine, come può essere rappresentativo di Salerno superiore all'Eo, inferiore forse manco c'era, tanto per essere chiaro. È un libro rappresentativo della Calabria, proprio della realtà della Calabria di quegli anni. In questo senso è un libro che rientra a proposito in questa bella iniziativa che il comune di Siderno ha voluto fare che riguarda in sostanza il meridionalismo, più che il meridionalismo, il problema meridionale e quindi della Calabria nei secoli che si proiettano poi dall'Ottocento ai giorni nostri, i problemi che si proiettano dall'Ottocento ai giorni nostri. E quindi è intelligente l'idea di aver organizzato un tipo di iniziativa in questo modo. E consentito immodestamente di averci inserito anche il mio romanzo. Io mi sono portato appresso e di questo voglio essere sincero. Ringrazio, ma non in maniera formale perché si usa così, perché sta al tavolo vicino a me, perché siamo amici, per una serie di cose. Ringrazio il sindaco e sapete perché? Perché fosse la prima amministrazione comunale della Calabria e io in Calabria. Sono stato un po' conosciuto, mi hanno conosciuto un po' tutti, eccetera, per i ruoli che ho svolto professionali, politici, eccetera. Ma è la prima amministrazione comunale che si accorge che il mio libro può avere un significato anche in un momento così, in un momento, diciamo, di studio, di ricerca sulle origini del meridionalismo e sulle origini del problema meridionale. Quindi Pietro Fuda e i suoi collaboratori, chiunque l'abbia fatto, hanno avuto non solo l'attenzione di cui ringrazio nei miei confronti, ma secondo me hanno pure capito che cosa è questo libro. Io mi sono portato appresso, guardate, mi sono portato appresso una recensione che è stata fatta a questo libro, per, proprio che lo inserisce in questa problematica che è il più grande tema di questa.